Salve ragazzi, io sono Pain Master e l'hype era altissima verso Jump Force, perché questo gioco è il seguito spirituale di J-Stars Victory Versus e anche stavolta rappresenta un anniversario importante, cioè i 50 anni di Shonen Jump. La presentazione alle 3, con la grafica di ultima generazione e un gameplay divertente, mi avevano esaltato. Ma pian piano all'emozione si è sostituita prima la delusione e poi la rabbia, per uno degli elementi portanti del gioco che a mio parere hanno fallito in pieno: il roster. Il roster di questo gioco è ridicolo, è vergognoso ed è offensivo. Questo gioco ha ben 40 personaggi giocabili, che sarebbero stati un numero sufficiente per rappresentare un sacco di serie diverse e creare un roster bello vario e differenziato. Un po' come era J-Stars, in cui per ogni serie al massimo c'erano tre personaggi. Ma stavolta hanno creato uno squilibrio enorme tra le varie serie rappresentate. Ma diamogli un'occhiata perché è una cosa che salta subito all'occhio. Questo è il roster preso direttamente dalla sua pagina di Wikipedia. Quindi, come potete vedere, è un roster bello folto, ci sono un sacco di personaggi. Il problema è che le tre serie principali, quelle che praticamente compaiono in copertina, sono troppo rappresentate. Ci sono ben sei personaggi, sia per Dragon Ball che per One Piece che per Naruto. Sì, qualcuno mi ha anche contestato il fatto che ci siano sei personaggi di Naruto, perché Boruto non è un personaggio di Naruto, è un personaggio della sua serie a sé stante, il suo spin-off. Sì, ma è il figlio di Naruto, sì, quindi è un personaggio di Naruto, è inutile che cercate di metterla in un altro modo. Quindi ci sono ben 18 personaggi solo per queste tre serie, e includendo i due personaggi originali, perché ci sono ben due personaggi originali che fanno parte solo di questo gioco. E sono personaggi il cui design è stato creato da Akira Toriyama, l'autore di Dragon Ball. E dicevo, aggiunti quegli altri due personaggi, arriviamo ben a 20, quindi praticamente metà del roster è già stato occupato solo per rappresentare tre serie e per rappresentare personaggi che non fanno parte di nessuna serie. Quindi restano solo 20 slot per tutti gli altri, ed è pochissimo, è vergognoso. E la cosa che mi ha fatto più imbestialire è stata questa, quella che vedete già in grassetto, cioè la sola presenza di Kenshiro. Il trailer mi era piaciuto perché era stato mostrato il protagonista di City Hunter e anche Ken. Il problema che è sorto è che verso la fine del trailer è stata mostrata la mossa finale di Ken. E in quella mossa praticamente Ken utilizza mosse di altri personaggi. E questo mi è stato fatto notare, mi è stato sottolineato, che unito al fatto che sia stato presentato da solo, poteva significare che altri personaggi di Ken non ce ne sarebbero stati. Avevano integrato le mosse di Rei, le mosse di Raul, le mosse di Toki, tutte nella mossa finale di Ken. Quindi ci sarebbe stato solo lui. Il che è davvero, davvero offensivo per i fan di questa serie. È offensivo anche per semplicemente quello che è un manga shonen che non solo ha fatto la storia di Shonen Jump, ma ha fatto la storia dei manga in generale. E quindi, minimo, almeno i tre fratelli di Hokuto, Ken, Toki e Raul, dovevano essere presenti in questo gioco. Considerato anche il fatto che Raul e Ken erano presenti in J-Stars. Invece, in questo gioco hanno deciso di tagliare dove non ce n'era minimamente il bisogno. La cosa che mi rattrista è che erano partiti anche bene, cioè uno dei primi annunci era stato Yugi di Yu-Gi-Oh! Fantastico! Che praticamente si usa utilizzando le sue carte, gioca utilizzando le sue carte. Ma già anche lì c'è stata la prima storta di naso, perché nella sua mossa finale utilizza Slifer Osiris, chiamiamolo col suo vero nome, perché nel doppiaggio americano hanno deciso di chiamarlo Slifer per fare un tributo a, non mi ricordo chi fosse, uno dei rappresentanti di 4Kids. Ma non è il suo nome, è stupido, non c'entra niente con la serie, quindi chiamiamolo Osiris. Comunque, utilizza il drago di Osiris invece di fare quello che avrebbe dovuto fare come mossa finale, che sarebbe stato più appropriato e sarebbe stato molto più gradevole da vedere, cioè un bel Exodia Obliterate. Exodia! Obliterate! Che sarebbe stata la mossa finale perfetta. Ma passando anche sopra al fatto di Ken,
E andando a guardare anche le altre serie, a parte Hunter x Hunter, che anche Hunter x Hunter è stato bello rappresentato, anche Bleach, con ben quattro personaggi per ognuna di queste serie, qualcuno anche completamente inutile, ma vabbè, ci sono altre serie molto amate che sono state rappresentate malissimo. Ad esempio c'è questo My Hero Academia, che è molto famoso, che a me non piace minimamente, ma che so che ci sono persone che ci tengono, e l'unico personaggio presente è questo Izuku Midoriya, che mi pare di aver capito si tratti del protagonista. C'è anche un personaggio biondo, grosso, massiccio, importante nella serie, non mi ricordo come si chiamasse, ma era anche molto presente nelle copertine di questo manga. Non l'hanno messo, cioè hanno messo solo lui, hanno messo solo Izuku. E questo deve essere deludente per tutti i fan. Oltre a questo è stato deludente per tutti il fatto che hanno deciso di mettere Sirio il dragone e Pegasus e basta come cavaliere dello zodiaco, cosa che non ha minimamente senso, soprattutto considerata l'enorme mole di personaggi dei cavalieri dello zodiaco. Ce ne sono davvero davvero tanti e non è una serie che puoi rappresentare solo con due. Qui almeno i quattro originali andavano messi, oltre a Pegasus e Sirio andava messo anche Crystal ed Andromeda. Anche per JoJo si sono sprecati, anche JoJo so che è molto amato, non l'ho mai visto, ma so che non si limita ad avere solo due personaggi. Ma anche qui si sono limitati a mettere questi due, che sono praticamente gli unici che conosco semplicemente per il fatto che sono presenti in tutti i meme a tema JoJo esistenti sulla faccia della Terra, però è troppo, troppo poco. Mi è piaciuta invece davvero tanto la presenza di Ryo di City Hunter, e anche di Dai, che non me l'aspettavo minimamente. Dragon Dai è un manga piuttosto vecchiotto, basato su Dragon Quest, che ho letto sporadicamente, nel senso che io ho qualche numero sparso, non ce li ho tutti, non l'ho letto in modo continuativo, perché non avendo tutti i numeri ho dovuto saltare un po' di elementi della storia, quindi non è che mi è molto chiara, ma prima o poi ho l'intenzione di recuperarmeli tutti, perché è una storia che è carina. Mi piacciono anche i disegni, anzi devo dire che il design di Dai in Jump Force è 100 volte meglio rispetto a come compariva nel manga, dove sembrava semplicemente un banale ragazzino, qui invece sembra molto più forte e combattivo. E mi spiace vedere che abbiano avuto un paio di belle idee e poi sia finito tutto lì. Anche Black Clover ha avuto lo stesso destino con un solo personaggio, non è una serie che conosco, non so chi sia questo Asta. Però anche qui un solo personaggio riduttivo, almeno un paio di personaggi per ogni serie era davvero il minimo. Magari City Hunter era giustificato, era giustificabile mettere un solo personaggio per City Hunter. Anzi, in realtà non è giustificato neanche per City Hunter, perché ci si poteva mettere anche la sua collega, che tra l'altro è anche un personaggio di uno spin-off di City Hunter, si poteva mettere anche personaggi di Angel Hearts. Mi pare che anche quello era pubblicato dalla Jump. Più che altro il problema qui non è il fatto che questo roster sia pessimo, è piuttosto il fatto che nel confronto esce perdente con tutti gli altri giochi della Jump. Già solo quello che vi ho nominato più spesso, il J-Stars Victory Versus, aveva un roster estremamente superiore. Già anche solo la presenza di Arale, la presenza di Jintoki, di Gintama, erano aggiunte carine. C'erano un bel po' di slot promozionali, cioè erano personaggi che facevano parte di serie, che erano in pubblicazione esattamente in quel periodo, e quindi servivano più che altro per far pubblicità ai manga, più che per essere rappresentativi della storia della Jump. Però comunque era un roster vario, era un roster intrigante. Per non parlare poi del roster di quelli che erano i giochi per Nintendo DS, dove ci sono addirittura personaggi di Slam Dunk, dove era presente Yugi anche ai tempi, c'erano un sacco di personaggi diversi, provenienti da un sacco di serie diverse. Sì, ciò è anche dovuto al fatto che, essendo un gioco in 2D, disegnare gli sprite e creare delle mosse era più semplice. Richiedeva meno tempo e meno spazio nella cartuccia e quindi se ne potevano mettere tantissimi. Però 50 anni di Jump non li celebri con Dragon Ball, One Piece e Naruto e basta. Per i 50 anni di Jump mi aspettavo un roster molto più completo, con molti più personaggi provenienti da serie diverse,
e penso che sarebbe stato meglio per tutti se si fossero limitati a mettere soli 3 personaggi per ogni serie. Perché parliamoci chiaro, che senso ha ad esempio Barba Nera o anche solo Junior? Chi è che gioca a Jump Force dicendo: ah wow, ho comprato questo gioco perché non vedevo l'ora di giocare utilizzando Junior? Cioè non ha senso, si poteva davvero limitare quei personaggi che sono superflui. Sì, è carina l'idea di inserirli, è bello, non è che schifo ad esempio il fatto di poter utilizzare Freezer. Però anche solo il Trunks del futuro non è neanche un personaggio principale. Anche per Naruto hanno voluto inserire Kaguya, che non avevo la minima idea di chi fosse, perché io Naruto ho smesso di seguirlo perché non mi piaceva. Ma persino chi non conosce Naruto, persino chi non lo seguiva, sa chi è Madara e non l'hanno messo. Hanno invece messo Kaguya perché era tipo il boss finale di tutta la serie. Però non so, non lo vedo come personaggio così interessante. Han voluto fare qualcosa come se fosse davvero un seguito di J-Stars e quindi i personaggi sono più evoluti rispetto a come erano in J-Stars. Quindi han messo la saga dopo per Naruto, han messo la saga dopo anche per Bleach. Infatti lo stesso Ichigo utilizza armi diverse, utilizza mosse diverse rispetto a quelle che utilizzava in J-Stars. Tirandola per bene si può anche giustificare così la presenza di personaggi come Kaguya, come Sabo, ma slot che sinceramente trovo sprecati. Sono rimasto molto molto deluso perché io mi aspettavo di giocare l'ipotetico miglior gioco della Jump mai fatto e invece mi ritrovo tra le mani il sequel di Battle Stadium Dawn. E francamente, se avessi voluto giocare a Battle Stadium Dawn con i personaggi solo di Dragon Ball, One Piece e Naruto come personaggi principali, avrei giocato a quello. Cioè, praticamente sembra davvero come se avessero preso la formula del roster di quel gioco e ci avessero aggiunto qualche altro personaggio come guest star, giusto per dare contentino anche agli altri. Però hanno voluto puntare troppo sulle loro 3 serie principali ed è stato un grande errore. Perché la cosa che fa più incazzare in questa situazione è il fatto che di giochi di Dragon Ball, di Naruto, di One Piece, forse di One Piece di meno, ma di Dragon Ball e di Naruto ne esce almeno uno l'anno. Molto completi, con roster molto molto grossi, e quindi non vedevo il motivo di inserire così tanti personaggi di quelle serie anche qui. Perché uno, se voleva giocare con un personaggio secondario di quelle serie, si poteva benissimo comprare un gioco basato solo su quella serie. Per esempio, cioè, solo di City Hunter non mi risulta esista nessun videogioco. Jump Force sarebbe dovuta essere la bella occasione per i fan di serie un po' più vecchie, un po' più storiche, di poter giocare con il proprio personaggio preferito che non è mai comparso in un videogioco. Sarebbe stato carino, sarebbe stato anche un bel tributo a quei fan storici che magari si leggevano quei manga a quei tempi. Invece che puntare solo sul mainstream, su quei personaggi che conoscono tutti, su quegli imbecilloidi che dopo l'annuncio di Dragon Ball Super erano tutti: ah sì, Dragon Ball, che bella era la mia infanzia Dragon Ball, e poi non si sono visti manco una puntata. Avrebbero potuto fare tanto e invece hanno fatto poco e niente. Anche perché è deludente ad esempio la mancanza di personaggi di Kinnikuman. Dov'è Kinnikuman? Perché non c'è Kinnikuman? So che oltre a questi personaggi hanno già annunciato ben 9 DLC, quindi il roster raggiungerà quota 49, che poi a sto punto potevano anche aggiungerne 10 DLC così da fare una cifra un po' più tonda, invece no, ma comunque 9 personaggi DLC che saranno comprabili a pagamento. Non so, una cosa che non mi convince, probabilmente sono personaggi che hanno già creato adesso ma che si rivenderanno poi col tempo, come ormai succede. Comunque, le speranze che questi 9 personaggi DLC siano decenti sono basse, sono davvero basse. E comunque, anche se tra quei 9 personaggi DLC magari mettessero quelli che piacciono a me, mettessero, che ne so, Kinnikuman, Toki, anche il protagonista di Slam Dunk, che mi è tornato adesso in mente riguardando il roster del gioco della Jump per il DS, non sarebbe male rivederlo, anche se un moveset su di lui non so come si potrebbe creare. Comunque, anche aggiungendo 9 personaggi, non credo la situazione migliorerebbe. La rappresentanza del roster resterebbe comunque troppo squilibrata, ed è anche molto molto probabile che questi 9 personaggi siano alla fine 9 personaggi diversi di 9 serie aggiuntive oltre a quelle che sono rappresentate qui. Non mi aspetto altro, non ho alte aspettative anche verso i personaggi DLC.
Comunque, hanno completamente mancato l'obiettivo, è stata una grossa delusione per me, è un gioco che poteva darmi tanto, invece purtroppo non ho motivo per comprarlo, lo dico anche, lo ammetto a malincuore, perché mi sarebbe piaciuto giocarlo, dato che comunque ha una campagna single player con una storia, c'è anche la possibilità di crearti un personaggio. Ho visto nel trailer della creazione del personaggio che gli puoi mettere l'armatura di Jagger di Ken il Guerriero, quindi se l'hanno creata, ce l'avevano già il modello, non vedo perché non mettere il personaggio proprio di per sé, ma vabbè. Quindi era un gioco che poteva interessarmi, aveva i suoi punti a favore per potermi divertire e intrattenere, ma il roster è una cosa su cui non riesco a passare sopra, francamente, è una cosa troppo importante. Vedere che comunque è un gioco in cui ci sono così tante mancanze celebri e ingiustificate, mi fa passare la voglia di giocarci, semplicemente. E beh, detto questo, penso di aver espresso appieno il mio parere, forse sono anche stato un po' ripetitivo e ridondante. Fatemi sapere voi invece cosa ne pensate al riguardo, fatemi sapere un po' qual è la vostra opinione riguardo a questo roster, poi mi fa anche un po' strano, aperta parentesi, il fatto di fare un video del genere dopo che avevo anche criticato chi si lamentava del roster di J-Stars, non mi aspettavo che avrebbero fallito in futuro. È anche ironica la situazione se la si guarda sotto questo punto di vista. Comunque questo per dirvi che a me ai tempi il roster di J-Stars piaceva e lo difendevo se qualcuno se ne lamentava. Quindi anche nel caso il roster vi piaccia e non abbiate i problemi che sto riscontrando invece io con esso, fatemelo sapere perché comunque può nascere una discussione costruttiva. Non siete ovviamente obbligati a pensarla per forza come me, mi sembra ovvio. Detto questo, per questo video può anche essere tutto, quindi ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo!